Ciao popoli Lega Nerd, sono al Giffoni Film Festival, precisamente sul blue carpet della 47esima edizione del Giffoni Film Festival, edizione piena di star da Hollywood, ma anche di web star nostrane, come nel caso di Casa Surace. Ho incontrato i ragazzi di Casa Surace, o meglio, loro hanno intervistato me, è stata una conversazione un po' particolare, un po' randomica, ma ci siamo un sacco divertiti. Se siete curiosi di sapere quello che mi hanno raccontato, io vi consiglio di restare con me. Beh, ovviamente questa intervista sarà super seria, quindi incomincio con le domande. Quale battute le facciamo noi? Ovvio, è normale. Ma la nonna, i soldi per venire qua ve li ha dati oppure no? Ci ha lasciato 10 euro, ce li siamo già spesi. Spicciolo spiccio. Tutti in alimenti, sono tutti qua. Ci ha dato pure 3 rossane però, le caramelle. Per non far muovere la roba, capito? Le mette dentro. E le noci. E invece l'acqua ve l'hanno data dopo che avete preso il caffè? Oppure... Già è sbagliato, l'acqua si prende prima. Prima del caffè, ma io invece in Puglia la prendo dopo il caffè. Ma perché tu prendi il caffè col ghiaccio? No, non lo prendo col ghiaccio. Ah no? Allora sbagli. Allora, in Puglia si prende col ghiaccio. Va bene, passiamo veramente alle domande serie. Ciao, ciao, grazie. Sei serissimo. Avete uscito il primo video 3 anni fa e a un certo punto tre anni fa, non è precoce e adesso siete diventati un successo praticamente a livello mondiale. Ma quando in senso, la provincia di Salerno, diciamo, provinciale. Facciamo pure Sicilia e Puglia. Ma adesso quando volete iniziare veramente a lavorare? Allora, questa è provocazione. Allora, non ho capito. Ho fatto questo lavoro per non lavorare. No, dai, per il futuro. Secondo te, se io volevo lavorare, facevo progetti per il futuro, sono tanti, chiaramente continuare con il canale web, che per noi ormai è una famiglia, è una piazza. Con il canale web. Ma non è vero, vogliamo continuare con il canale web e poi abbiamo tanti progetti, quali la televisione e anche un film che stiamo cominciando a pensare, però lo vogliamo far scrivere a nonna e quindi comunque penso fra 10 anni. Ti è piaciuta? È l'astigmatismo che la fotte a nonna. Esatto, che la frena. Ma comunque ci abbiamo il nostro canale web. Una domanda che tutti si pongono è: ma Casa Surace a chi appartiene? Al signor Surace, che ancora non ci ha fatto causa. No, quindi... ma no, Casa Surace è di tutti. Casa Surace è del popolo, specialmente del popolo del sud, ma anche quello del nord ormai. È quello del centro. È quello del centro, va bene. Allora un po' di tutti. Tutto il mondo è Casa Surace. Tutto il mondo. Voi siete nati perché volevate divertire voi stessi e giustamente, se diverto gli altri anche meglio. Però con i vostri video siete anche questa riusciti... Questa è una decisione tua. Proprio la tua posizione. Ma poi intervistata sono io, mica voi. Ok. Con i vostri video siete riusciti anche a parlare di tematiche molto più importanti, oltre a sdoganare un po' quello che è lo stereotipo nord e sud, ma a parlare del ruolo della donna, del razzismo, dell'omosessualità, era intenzionale, è venuto dopo. Ma perché abbiamo fatto tutte queste cose noi? Qui risponde era intenzionale. Ok, la prossima domanda invece è: progetti per il futuro, che cosa... Non lo so, penso che spero di andare a mangiare perché c'ho tanta fame. Allora andiamo insieme. Se serve. Rispondo seriamente. Sì, era intenzionale ovviamente, diciamo quello che abbiamo raccontato. In realtà la fortuna di avere un argomento molto condiviso come questo del nord e del sud ti dà la possibilità poi di raccontare delle cose, cioè nel senso l'omosessualità, le messe in mezzo, noi l'abbiamo potuta raccontare con un gioco, diciamo... per noi molto simpatico, che ha alleggerito un argomento e se no diventa sempre difficile. In realtà sull'omosessualità abbiamo fatto 2 video fondamentalmente, più non solo uno, era il nord e il sud, uno era proprio sugli omosessuali, che era anche un po' più forzato, c'era quasi satira, credo si possa definire così, però sì, era volontario, però la fortuna è che ci vanno bene, quindi ci apprezzano. Ultima domanda, sdoganiamo i dialetti. Nessuno di... tu non sei milanese e tu non ti chiami Pasqui. No. Però se vuoi Pasqui. Raccontatemi velocemente le vostre origini. Allora, siamo napoletani, quindi... Tutti quanti napoletani. Una parte di Napoli, una parte di Sala Mancinina. E siete arrivati fino a Milano oppure no? Napoli Nord. Siamo arrivati Napoli fino a Milano, siamo tornati indietro pure però. Milano è già estero, diciamo, noi Caserta è già a nord. Va bene, vi ringrazio, siete stati simpaticissimi. Oggi è la partenza intelligente. Salto bloccato qua. Fa una cosa, esce a candela. Non me la voglio camogli. Come fa con su camogli? Ci rovinammo l'appetito.
Mia mamma ha fatto la lasagna.